Simili a quello che sta per essere installato nel Policlinico di Modena, ce ne sono 20 in tutto il mondo. Sono sofisticati apparecchi diagnostici per la risonanza magnetica nucleare e per immagini. L'impianto è stato donato all'Università e all'Unità Sanitaria Locale da Enzo Ferrari, con lo scopo principale di prevenire e curare la distrofia muscolare, la malattia che uccise suo figlio Dino. Non si sa con precisione quanto sia costata l'apparecchiatura, ma una valutazione approssimativa indica uno sforzo finanziario da parte di Ferrari che va dai 4 ai 5 miliardi. In occasione della consegna ufficiale sono state illustrate le caratteristiche del prezioso strumento capace di esaminare ogni parte del corpo umano. Lo studio dei pazienti avviene in modo totale, si possono vedere all'interno tutte le parti del corpo. La ricognizione è possibile sfruttando le proprietà magnetiche del nucleo degli atomi che costituiscono i tessuti. Questi nuclei emettono segnali che un computer elabora e trasforma in immagini. La risonanza magnetica è un'apparecchiatura particolarmente importante in ambito neuroradiologico, perché il sistema nervoso centrale viene difficilmente studiato con altre apparecchiature. Si basa su una tecnologia che necessita di un campo magnetico di elevata intensità. Il campo magnetico risulta particolarmente importante perché più alto il campo magnetico è migliore la definizione delle immagini e quindi migliore la qualità dell'esame e migliore ovviamente la diagnosi e il beneficio ovviamente per il paziente. Il magnete 3 Tesla è un altissimo campo magnetico, non è comune, il campo magnetico standard è un Tesla e mezzo, quindi la metà. Questo campo magnetico elevato dà dei grandi vantaggi perché la maggiore intensità del campo magnetico consente non solo di avere immagini che assomigliano a dei quadri anatomici, consente di studiare le arterie cerebrali senza dover iniettare mezzo di contrasto, se non in certe particolari situazioni, comunque con una definizione altissima. La risonanza magnetica non è solo il presente, ma rappresenta anche il futuro. Sempre di più si parla di una tecnologia che potrebbe sostituire in certi campi specifici addirittura gli interventi chirurgici, guidati proprio dalla risonanza magnetica.